Ciao a tutti, siamo in Horizon World, pardon, in Meta Horizon Worlds, plurale, sono con Star Knight e con Alfri Alfa, sono degli amici. Alfri in particolare è qui su Horizon, è stato uno dei primi che ha avuto la possibilità di accedere. Adesso vi mostriamo la modalità editing. Alfri è più bravo di noi, ci ha preso la mano, siamo in questo mondo che abbiamo realizzato, Pyramid Cafe Test, con il logo 3D di Pyramid che ha realizzato Alfri. Allora, per andare in modalità editing c'è questa levetta sulla destra, guardate un po' cosa succede, se io la premo verso di me divento praticamente un gigante che opera su questo mondo e posso ingrandire, rimpicciolire, vedete? Ho qui un menu e da questo menu mi appare questi oggetti che sono anche abbastanza familiari ai residenti di Second Life. Sono i prims. Io posso prendere un cubo, ad esempio. Guardate qua. E questo cubo lo posso trasformare. Vedete che posso agire. Quando ho la modalità delle mani lo posso prendere, lo posso afferrare, lo posso ruotare, lo posso allungare, eccetera, eccetera. Ci sono anche altre funzioni. Se vado in questa modalità, vedete, praticamente posso duplicarlo. Ogni volta che ho qui la mano, posso farci diverse cose, insomma. E la cosa interessante qua, in Horizon World, che praticamente un oggetto che sta costruendo, ad esempio, Star Knight, io poi posso prenderlo e manipolarlo, capite? Guardate che roba, sono arrivato all'altezza del terreno, mi muovo utilizzando i grabber, che sono questa sorta di grilletti che ho sui controller, e posso, vedete, muovermi. Adesso lui sta duplicando questi oggetti, io li posso prendere, li posso posizionare dove voglio. Allora, chiaramente noi stiamo facendo delle cose, ma Alfri, vuoi scendere qua sotto dove siamo noi, così siamo tutti vicino e vediamo bene quello che facciamo. Okay. Possiamo pensare, ad esempio, di arredare una stanza, arredare un ambiente. Chiaramente si prende manualità, cioè io all'inizio avevo qualche difficoltà perché non è proprio estremamente intuitivo. Però agli oggetti gli si possono assegnare delle texture. Vi vado ancora a costruire magari un altro oggetto, prendiamo questo ad esempio. E mi sembra giusto concludere con Petra, con questa creazione che ha fatto Alfri, utilizzando sempre i prims, diciamo che è sicuramente molto suggestiva da vedersi in VR. Alfri, grazie di tutto, è stato un piacere. Uguale, piacere. E ci vediamo in special. Alla prossima. Okay. Ciao. Ciao.